Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Farming Simulator 22. Oggi ragazzi andremo a trovare i collezionabili su Farming Simulator 22, la mappa europea Out Baileron. Allora ragazzi, andiamo sulla mappa. Andiamo sul Silos Ferroviario Sud, ok, e dobbiamo andare al castello. Quindi andremo ragazzi al castello. Quasi quasi, se io mi spawno direttamente qua. Ok, allora ragazzi, come prima cosa saliamo per il castello. Vediamo ragazzi, a me hanno detto che si dovrebbe trovare dentro un tunnel, o perlomeno dentro un fosso qualcosa. Oh, ma cosa abbiamo qua? Il primo collezionabile, ragazzi. Anni fa un'azienda di software seppellì tutte le proprie cartucce di gioco invendute in questa zona. Trovale tutte. Hai trovato la cartuccia del gioco Hypercropping? Ce ne sono altre 19. Ok ragazzi, il secondo collezionabile si dovrebbe trovare dentro il castello. Vediamo ragazzi se riusciamo ad accedere dentro un castello. Mi sembra che sia qua. Sì ragazzi, il secondo collezionabile lo troviamo dentro il castello, sopra una scala. Cioè ragazzi, noi arrivato qua saliamo, c'è la stanza qua sulla nostra sinistra e qui sopra c'è il collezionabile. Adesso il terzo collezionabile lo troveremo qua sotto. Yo! Qua. Benissimo. Alla seconda stanza. Quindi ragazzi, qua c'è la prima, qua c'è la seconda. Alla seconda stanza. E vai ragazzi, al terzo collezionabile. Ok. E fino a qua ragazzi ci siamo. Adesso andiamo per la mappa. Andiamo per la mappa. Il quarto collezionabile si dovrebbe trovare sopra il tetto del forno. Allora, vediamo ragazzi come salire sul tetto. Andiamo da qui. Sì, vediamo se deve essere qua il tetto. Ok. Saltiamo. Là. E troviamo questo collezionabile. Guarda ragazzi, già siamo al quarto collezionabile. Ok. Allora ragazzi, il quinto si trova in un gommone dove in mare, qua dove c'è il porto, il porto quello là piccolino qua sciotto. Troviamo l'altro collezionabile. Perfetto, lo troviamo qua. Qua ragazzi c'è il forno sopra il tetto e qua c'è il quinto collezionabile. Il sesto collezionabile lo troviamo tra il campo 16 e il campo 18. Quindi ragazzi ci tocca salire per di qua. Purtroppo ragazzi non faccio i tagli, non faccio le cose, perché a parte per essere realistico e poi non ancora non ci riesco. Quindi questo ragazzi purtroppo il video dura un po' di più.
Però poi vi scrivo in descrizione dove si trovano i collezionabili. Allora, nel campo 16 c'è il campo 18, quindi dovrebbe essere la casa qua sotto. È sulla terrazza di una casa, quindi dovrebbe essere in teoria qua sotto. Ok, allora vediamo come arrivare. Ah, in quella casa là. Ok. Io ragazzi già li ho raccolti molte volte, però oggi ragazzi è uscita la nuova patch, dove hanno aggiunto molte cose, hanno tolto la disponibilità di raccoglierle un sacco di volte. Quindi ragazzi saliamo su questa macchina rossa, saliamo su queste scale, sempre se ci riusciamo, perché ok. Qua c'è il sesto collezionabile. Il settimo collezionabile lo troviamo in un cespuglio vicino al monumento sotto, nell'isolotto in mezzo alla mappa. Vediamo dove sta in mezzo alla mappa, quindi dovremmo andare noi in questo posto qua, però nella parte, nell'altra parte. Quindi andiamo, facciamo tutta quanta la stradina, a piedi. Purtroppo ragazzi ci sono un pochettino di tempo. Giriamo di qua. Seguiamo comunque ragazzi tutta la strada, non ci possiamo perdere qua. Allora, andiamo sempre dritto. Oggi ragazzi purtroppo è l'ultima volta che si può fare, dopodiché una volta raccolti non si possono raccogliere più. Comunque a me il trofeo ragazzi già me l'ha dato perché l'ho raccolto tutti quanti. Allora, qua mi diceva vicino al monumento. Vediamo. Olla, ma cosa abbiamo qua? Cosa abbiamo? Un altro collezionabile. Ok, invece l'ottavo collezionabile ragazzi si trova sulla punta del pezzo di terra sul lago accanto al campo 32. Quindi sul 32, questo di qua. Ok, nella punta del lago. Quindi ragazzi, andiamo sulla punta del lago. Sulla punta del lago. Stiamo passando ragazzi a mezzo ai campi, ma tranquilli, non ci fa nulla. Allora ragazzi, sulla punta dell'isolotto, vediamo dove si trova. Qua. Ragazzi, in quest'albero qua, voi arrivate dal campo 32, quest'albero qua. Ok. Invece il nono collezionabile si trova sul ponte. Sul ponte ferroviario vicino al campo 6. Quindi sul campo 6. Ok. Questo ragazzi è il nono collezionabile. Saliamo il ponte ferroviario, dove sta?
Ok, lascia. Andiamo lassù. Vediamo ragazzi dove si trova, dovrebbe trovarsi in una di queste incavature. Di qua non c'è, di qua non c'è, qua non c'è neanche, qua. Ok ragazzi, si trova qui. Il decimo collezionabile si trova dove c'è Le Jardin de Farmer, attorno ragazzi. Hanno detto che ci dovrebbe essere tipo un cabinato, una cosa dei giochi. E si trova qui, ragazzi. E vai! Siamo con il decimo collezionabile. Perfetto. Allora, procediamo con gli altri. L'undicesimo collezionabile, ragazzi, si trova al mulino. Vediamo dove sta il mulino per... Mulino sta qua. Mulino sta qua, ragazzuoli. Eh sì, il mulino sta qua. Si trova, hanno detto, sotto la seconda finestra, però se noi vediamo dall'alto di là, se veniamo da qua è la prima. Perché ragazzuoli? Perché si trova qua! Guardate, guardate cosa abbiamo! Un altro... Altri 9 ragazzi. Ci manca... Il collezionabile numero 12. Il collezionabile numero 12, se non sbaglio, sta dove c'è il campo 40-47. Questo ragazzi ha avuto sempre un pochettino più di difficoltà per trovarlo. Però poi l'ho trovato. Allora, sul campo 47 ci dovrebbe essere il bosco. Però a inizio campo, non quello là ragazzi che troviamo a fianco, nella parte più grande. Quel campetto lì vicino. Ci dovrebbe essere una roccia con una pietra. Cioè una roccia di pietra con questo collezionabile. Andiamo a scoprirlo. Ci mettiamo ragazzi dentro al bosco. Vediamo ragazzi, perlustriamo tutta la zona. Vediamo. Vediamo ragazzi, allustriamo la zona con dettagli. Oh là ragazzi, l'abbiamo trovato! Perfetto ragazzi, altri 8 collezionabili ci rimangono. Dai, dai che ci rimangono altri 8. Allora, il collezionabile 13 ragazzi sta... Dove c'è la filanda, ma andate perfettamente qui dove c'è la filanda, ed sotto ci dovrebbe essere una casuccia. Ok, allora ragazzi, se voi guardate attorno, ci dovrebbe essere questa roccia con di pietre, scendete e ci dovrebbe essere questa casetta qui. Troverete ragazzi questa trappola, queste trappole francesi, queste catapulte antiche. Con il collezionabile dentro il cucchiaio, ragazzi! Guardate, un altro bellissimo collezionabile. Ok, si trova dentro la catapulta. L'altro, ragazzi, lo troviamo sempre alla filanda, quassù. Vi faccio vedere, sembra, è una piccola torre, sembra tipo quella là degli uccellini. Tipo una torre dove si appoggiano gli uccellini, qualcosa del genere. E la troviamo qui, sempre alla filanda ragazzi. Questo è il quattordicesimo collezionabile. Allora ragazzi, il quindicesimo nel frattempo salva. Si trova tra gli alberi di una cascina sopra il campo 43. Sopra il campo 43, 43, dove sta il campo 43 adesso? Ragazzi, io sono cieco, cioè...
Ah, ok. Allora, passiamo ragazzi, ci spawniamo nei posti sempre più vicini, quindi in questo caso al concessionario dello spawn dei mezzi acquistati o noleggiati. E sopra dovremmo trovare una cascina, cioè una casa antica. Vediamo. Tra gli alberi. Vediamo ragazzi, andiamo a scoprirlo subito. Vediamo, inizio a vedere un tetto di legno. Vediamo, vediamo. Inizio a vedere una casa, una cosa del tipo. Ok ragazzi, siamo arrivati qui alla cascina. Vediamo adesso, esploriamo tra questi alberi dove si trova. Vediamo un po' ragazzi. Qui passiamo tutti quanti. Sto avendo un pochettino di difficoltà nel trovarlo. Qua sto avendo un pizzichino di difficoltà nel trovarlo. Vediamo dove sta. Dove si nasconde sto farabutto? No ragazzi, io veramente, cioè non lo sto trovando. Dove si nasconde sto farabutto? Vabbè, dai però. Ma da questa parte non c'è nulla. Ci sono soltanto alberi, soltanto. Cespugli. Ok ragazzi, allora, se voi andate uno, secondo, terzo e quarto. E vai ragazzi, altri 5 collezionabili. Altri 5 bellissimi collezionabili. Invece ragazzi, il sedicesimo collezionabile si trova sopra il campo 16 e sopra il campo 14, scusate. Quindi ragazzi, sopra il campo 14 ci dovrebbe essere dentro un boschetto. Vabbè, diciamo boschetto, una scala di pietra. Qui ragazzi è un pochettino più difficile, ma lo troveremo comunque. Vediamo ragazzi, se seguiamo sempre queste stradine, seguiamo un pochettino queste stradine, vediamo dove ci portano. E io vi farò vedere sopra dalla mappa dove sono proprio io. Ok. Allora ragazzi, qua abbiamo la scala, vi faccio vedere dove mi trovo. Mi trovo in questa parte qua. Saliamo la scala e voilà. Ragazzi, era pronto per buttarsi, ma noi lo salviamo. E così non c'è rischio che si butti. Ok. Allora, invece siamo stati noi che ci siamo buttati. Adesso ragazzi il 17° collezionabile si trova in una villa a nord del campo 7. A nord del campo 7. Il campo 7 sta. Dove sta il campo 7? Il campo 7 sta. 6 e 7. Dove sta il campo 7? Cioè ragazzi non trovo il campo 7, 5, 6, 7, dove sta il campo 7? Ti prego esci fuori, non fare il cattivo con me. Quella si stava nascondendo ragazzi, ma noi l'abbiamo trovato. Allora, sopra il campo 7 ci dovrebbe essere questa villa qua con un cancello
Ok ragazzi, allora, dato che la cancella non si può entrare, noi facciamo questo giro qua e entriamo e l'abbiamo trovato. Ok, vediamo dove si trova il 18° anniversario, il 17° compleanno. Allora ragazzi, il 18° si trova, vediamo un pochettino dove si trova su un muretto crollato di una villa a sinistra del campo 5. A sinistra del campo 5. Ok, quindi la villa dovrebbe essere questa, in poche parole. Noi ci sponiamo qua per dire, andiamo in direzione del campo 5, che dovrebbe essere sempre dritto. Ok. Vediamo. Vediamo un pochettino dove si trovicchia, dove si trovicchia. Qui dovrebbe essere qui, inizia a vedere qualcosa, inizia a vedere questo muretto distrutto, cioè crollato. E vediamo cosa abbiamo qua. E vai ragazzuoli! E vai, abbiamo trovato il muro distrutto che si trova qua, ragazzi, qua si trova. Adesso, ragazzi, l'altro lo troveremo sul campo 1, mi sembra. Aspetta. Il 19° collezionabile si trova nel campo dietro l'osservatorio, a sinistra del campo 1, quindi a sinistra lassù, cioè vedo la cupola, si trova dietro la casetta dell'osservatorio. C'è l'osservatorio e troviamo una casetta. Vediamo. Si trova una casuccia abbandonata. Abbandonata no, però non c'è nessuno, quindi noi ce la possiamo approfittare per andarci a prendere queste collezionabili, in poche parole. Vediamo. Vediamo ragazzoni. Vediamo un po'. Allora ragazzi, siamo arrivati qua e vai ragazzi, abbiamo trovato la casuccia. La casuccia si trova qui, abbiamo l'altro collezionabile. Adesso ragazzi, ci manca l'ultimo. L'ultimo, il 20° collezionabile, si trova in una panchina del parco sopra il campo 32. Quindi ragazzi, noi andiamo a spawnarci direttamente qua. Andiamo qui in questo diciamo parco, qui dove c'è tutta la bella cittadella. Vediamo. E là ragazzi, abbiamo trovato l'ultimo collezionabile. E vai. Abbiamo trovato ragazzi tutti e 20 collezionabili. Io, questi qua ragazzi, è stato questo tutorial, diciamo ultimo tutorial per quanto riguarda questi collezionabili, perché con la nuova uscita del nuovo aggiornamento non si potranno raccogliere più. Quindi, prima c'era questo trucchetto in cui andavamo a chiudere la partita, riaprirla ed in un certo senso fare questi soldi così. Adesso ragazzi non si potrà fare più. Se noi andiamo a guardare nelle statistiche, sono collezionabili ottenuti 20 su 20, ma se noi ritorneremo saranno sempre 20 su 20, non saranno più 0 su 20. Perché? Perché a causa della nuova patch hanno corretto questo bug, che faceva sì ogni volta di ritrovare questi collezionabili. Io ragazzi, con questo concludo qui il video. Mi raccomando, se il video vi sia stato utile, lasciate like, attivate la campanellina per non perdervi i contenuti ed iscrivetevi al canale, così da poter sostenermi e portare avanti nuovi titoli e nuovi contenuti. Io
Troverete ragazzi scritti sulla descrizione tutti quanti collezionabili per magari chi salta qualche pezzo di video. Con questo io finisco qui, vi saluto, vi auguro un buon pranzo e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!